Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Minecraft per un nuovissimo episodio della CuboCraft. Perfetto ragazzi, scusatemi ma stavo lottando con un Enderman. Come potete vedere ho già abbellito la nostra bella casa in stile Halloween. Purtroppo vi devo comunicare che probabilmente questo episodio sarà più corto del previsto, perché purtroppo mentre stavo registrando è saltata la corrente e quindi parte del video si è corrotto e non posso più recuperarlo. Allora, in questo episodio, dato che domani praticamente, anzi questa notte sarà Halloween, ho deciso di dedicare la puntata a questo evento e quindi, come potete vedere là in fondo, ho costruito una bella zucca di Halloween. Nella parte di video corrotto, diciamo che vi stavo mostrando come la stavo costruendo, però purtroppo non posso più recuperarlo quel video, quindi purtroppo la struttura ragazzi è già costruita. Eccola qua, dobbiamo solamente praticamente aggiungere gli occhi della zucca e direi di inserirli qua. Perfetto, io ho cercato naturalmente di fare del mio meglio. Ci metteremo anche lì due blocchi di vetro fume. Infatti sono andato a recuperare la sabbia. Qui ho seguito il vostro consiglio e ho fatto riprodurre i cani. Ho utilizzato naturalmente la carne che adesso ho terminato. Allora vediamo se riesco a far riprodurre altre mucche, a farvi vedere quando fanno i cuccioli. Chiudiamo subito qua. Facciamo cuocere la carne. La sabbia possiamo già toglierla. Sono di corsa oggi ragazzi, perché ho registrato, pensate, un'ora e mezza. E purtroppo un'ora e mezza l'ho praticamente buttata in pattumiera, dato che crashando il computer e spegnendosi di colpo non mi ha salvato il video. Allora, le bistecche qua si stanno cuocendo velocemente. Io però purtroppo non ho più spazio, quindi farò che lasciare qualcosa qua. Poi al massimo metterò in ordine in un secondo momento. Ok, due bistecche le abbiamo. Facciamo riprodurre i cagnolini. Naturalmente l'altra volta mi sono dimenticato di farli alzare. Ok, prendiamo loro due. Uno. E perché ti sei mangiato entrambe le bistecche? E due, eccoli qua. Vediamo, eccolo qua. Abbiamo il nostro cucciolotto qua in mezzo. Si sta mischiando con i genitori. Riesco a farlo sedere? Eccolo, mamma mia com'è veloce. Perfetto, allora qua intanto facciamo così. Perfetto. Allora, la zucca è terminata, dobbiamo solamente abbellirla all'interno e la potremmo abbellire utilizzando questo. Li mettiamo magari, sapete dove, negli angoli. No, perché qua all'interno è abbastanza scuro. Ok. E ne vado a prendere altra di polvere che abbiamo recuperato nel Nether. Allora, op. Op. E op. Perfetto. Allora, qui ci possiamo mettere anche un bel letto proprio qua davanti, così riusciamo anche a vedere fuori. Poi potremmo crearci anche un bel tavolino. Anche una bella scala per andare sul tetto, eh. Anche una bella scala per andare sul tetto. Ma sì, in più devo aggiungerci anche due porte qua. Però le porte dovrei averle, eh. Ok ragazzi, ho trovato la scala. Direi di mettere questa qua. Voilà. Poi al massimo ci mettiamo una botola bella nascosta. E invece la porta l'ho trovata pure quella. La possiamo mettere qua. Ok, mi manca solo l'altra porta però adesso. Ok, ho bisogno di un'altra porta. Faccio che andare a tirare giù anche un paio di alberi perché non ho più legna. Ok, ho creato anche una crafting table, in questo modo abbiamo la possibilità di, diciamo, costruire qualcosa senza dover sempre tornare a casa. Voilà. Tre porte sono anche troppe. Ok. E voilà. Ok, la nostra zucca è bella decorata. Botole dovrei averne a casa. Magari evitiamo di piazzare porte a casaccio. Questa qui l'ho messa da dentro o da fuori?
aspettate che controllo, perché bisogna sempre metterle da fuori. Ok, perfetto. Ok ragazzi, ho trovato la botola. Per fortuna non ho sprecato legna, dato che ne ho già poca. Perfetto, entriamo qua. Questo qui potrei poi trasformarlo in un bel magazzino. Ok, per ottenere tutta questa lana, ragazzi, ho praticamente colorato tutte le pecore che possiedo di arancione. Dove è finita? Ah, ok. Perfetto. Ok, ragazzi, ho tirato via il picciuolo. Ci mettiamo adesso questo qua. Vediamo che effetto fa. Forse un po' più naturale. Vediamo, vediamo, vediamo. Voi cosa ne pensate, ragazzi? È meglio questo o meglio quello di prima? Forse è un po' troppo grosso, forse. Ma no, neanche tanto. Neanche tanto. Allora, ci mettiamo un po' di erba qua. Ok. Tanto per dare un po' l'idea della zucca in mezzo all'orto. Perfetto. L'ultimo angolo di qua. Facciamo così. Ok. Qui è un po' troppo forse distante. Allora guardate, facciamo così. Ok, beh, direi che non sta male, eh. Ok, forse esistono zucche più belle da vedere, sicuramente. Però direi che come prima costruzione di abbellimento non è venuta male. Allora, vediamo soltanto all'interno se posso aggiungerci ancora qualcosa. Posso mettere una torcia attaccata al vetro o no? No. Ok, ne ho messe due così. Vediamo come sta. Ok, non cambia nulla, dobbiamo aspettare la notte, ragazzi. Quindi direi di aspettare la notte. Perfetto, ragazzi, guardate che effetto spettrale la nostra bella zucca di Halloween. Se per caso avete magari in mente qualche idea per modificarla e renderla ancora più spettrale, ragazzi, scrivetemi pure un messaggio qui nei commenti. Secondo me è venuta molto molto bene. Adesso sono cascato in un laghetto qua dietro. Secondo me è venuta molto molto bene e le luci creano veramente un effetto spettrale. Mi spiace solo non avervi mostrato la costruzione a causa di quel problema tecnico che praticamente mi ha fatto saltare la corrente proprio mentre registravo, e quindi parte del video purtroppo è andato perso. Ragazzi, come sempre, spero che questo episodio speciale Halloween vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio, sempre qui sulla nostra CuboCraft. Stanno già arrivando degli zombie e c'è già un creeper lì. Attenzione, battaglia, battaglia, scusate. Continuiamo il video perché mi stanno attaccando, mi stanno attaccando. Uccido un paio di zombie. Oh, mi ha regalato una patata. Ce n'è un altro qua. Ok, ucciso. Va bene, ho ucciso quei 3-4 zombie che mi hanno attaccato. Per il momento la situazione sembra di nuovo tranquilla. E ragazzi, alla prossima!